Pareti, la nostra base, si trova al centro di un'azzurra e tranquilla baia. Guarda, quello è lo squalo, la barca che ci serve per prendere il largo e raggiungere il sito dove faremo la nostra immersione. La raggiungiamo con un gommone, perché non può avvicinarsi di più a terra. Questa è la base per tutte le nostre immersioni, in apnea o con le bombole, non importa. Quello che conta è tutto l'entusiasmo che ci mettiamo. Benvenuti a bordo, ragazzi. Ad accoglierci c'è il corsaro in persona. Dove ci porterà? Lo squalo è una barca grande e comoda, con tutto lo spazio che serve per prepararci come si deve a scendere nelle limpide acque dell'isola d'Elba. È arrivato il tanto atteso momento del tuffo in mare. Un passo da gigante e siamo in acqua. Che emozione, ragazzi, l'adrenalina è a mille. Un ok e ci calliamo al punto d'inizio dell'immersione. Finalmente alla scoperta del mondo sommerso. Cominciamo subito a vedere migliaia di piccoli pesci, donzelle, castagnole e tanti altri. Sulla parete scopriamo tanti piccoli abitanti. Quante bolle! Qualcuno per caso ha stappato una bottiglia per festeggiare? No, quella arriva dopo! Da un buco spuntò una murena. Sembra cattiva. In realtà, aprire la bocca è il suo modo per respirare. Ed ecco uno spirografo. Se lo sfiori, avverte il pericolo e ritira subito le sue ciglia. Ciglia che gli servono per catturare il cibo. Attraversiamo un passaggio roccioso e, guarda là, un pesce brutto come uno scorpano. Più in là, un'aragosta che va a nascondersi in un anfratto. Poi, un'anemone di mare con i suoi riflessi argentei. Nel blu, ecco tanti altri pesci. Un banchetto di saraghi, occhiate e meraviglia. Un banco di affilati barracuda. Ciao! Ciao! Ma è il momento di risalire in barca per un gustoso spuntino a base di pesce e un bel brindisi per festeggiare quello che per alcuni di noi è stato un battesimo del mare. Contenti, vero? Alla grande! Per chi suona la campana? Per tutti quelli che avranno la voglia e l'entusiasmo di provare una fantastica sensazione, quella di immergersi a pareti.